Ciao a tutti ragazzo Ale! Allora ragazzi, oggi siamo su FIFA 16, lo so, vi aspettavate FIFA 17, ma io sono rimasto ancora all'antichità, all'età della pietra. E che ci potete fare? Lo storto è fatto così. No ragazzi, sono qui perché vi voglio portare un trucchetto che ho scoperto su FIFA 16 che praticamente non potete mai perdere. Prima cosa, per far funzionare questo trucchetto dovete fare questa squadra. Prendete squadre di coreani, ma soprattutto avere questo giocatore che non so per quale motivo. Adesso vediamo. Ok, Yeoreum, non so per quale motivo, ma se non ho lui nella squadra non funziona il trucchetto. Vedete, sono mitici, fanno il sushi buonissimo. In più, mi buggano pure FIFA 16, li amo. Veramente, devo trovarmi una cinesina o giapponesina da sposare. Boh, è perfetto. Cosa volere di più? Niente, viva i giapponesini. Il trucchetto non vale per la draft perché ovviamente dovete avere la squadra coreana, però vale per stagione online e anche per il torneo. Allora, se volete comunque i nomi di tutti i giocatori che ho nella rosa, basta che me lo scrivete nei commenti e ve li giro in privato. Comunque ragazzi, cerchiamo subito la prima vittima per il bug. Tiri due in faccia. Lui ovviamente, c'ho rune. Ah, c'ho il microfono, quindi intanto mi sta sentendo. Se sei italiano, mi spiace per te, ma hai già perso, perché tra un po' la connessione per magia si disconnette. Allora ragazzi, cosa importantissima: il trucchetto vale solo se si segna un gol. Quindi deve andare in vantaggio o io o lui. E poi ragazzi, vi faccio vedere com'è il trucchetto. Aia ragazzi, partono subito i coreani. Comunque ragazzi, iniziate giocando normalmente. Bisognerebbe cercare almeno di segnare un gol, perché se tu segni un gol ovviamente sei in vantaggio, e se ti si disconnette la partita te la dà come vittoria. Però per il torneo, oh mio Dio, infiltrante, oh mio Dio, c'è. No, doveva andare a fare il pallonetto. Doveva, coreano. Così. Ragazzi, per magia. Vedete ragazzi, senza fare niente, si è già disconnessa. Cioè, intanto ho guadagnato crediti. Oh raga, è magica sta squadra. Cerchiamo un'altra partita. Cioè, vabbè, comunque ragazzi, intanto cerco di spiegarvelo il trucchettino. Il trucchettino consiste cercare ovviamente di far gol, perché comunque almeno se stai facendo il torneo te la calcola come vittoria. Però cosa succede se tu stai perdendo? Ovviamente cosa succede? Che tu devi schiacciare contemporaneamente il tasto cambio giocatore più la scivolata, e devi continuare a schiacciare cambio giocatore più scivolata, cambio giocatore scivolata, e praticamente vanno tutti in scivolati i tuoi giocatori e magicamente la partita si disconnette, non so per quale motivo. Higuain, Iniesta, Lennon, speriamo che mi segna lui un gol o lo segno io, così almeno facciamo il trucchettino. Comunque ragazzi, è micidiale, soprattutto per il torneo, perché il torneo praticamente potete vincere qualsiasi partita. Ovviamente dovete essere anche un po' buoni a giocare, a cercare di segnare con sta squadraccia. vedete che c'ha battate che tirano. Purtroppo, non si perde mai, però bisogna fare una fatica a segnare. Fermatelo, tagliateli le gambe! Ok. No! C'è il muro di sushi! C'è il muro di sushi, hanno piazzato giù chili e chili di riso per non farlo passare quel tiro. Fuori, palla è giusto! No, fuori gioco! Non è fuori gioco! Ok, non è fuori gioco, allora ti disconnetto la partita. Ok ragazzi, è tempo! Ragazzi, è tempo! È tempo dei sushi! È tempo degli uramaki, tutti in scivolata! Ragazzi, vedete adesso? Semplice, adesso vi faccio vedere come funziona. Cosa fai? Tutti in scivolata! Dovete fare cambio giocatore più scivolata. A gogo. Disconnettiti, vedete che si disconnette, ragazzi. Vedete che si disconnette.
Ragazzi, è come per magia non avete perso la partita e avete guadagnato anche 168 crediti. Vedete, partite rimaste sono sempre 7. Ragazzi, è magnifico questo trucchetto. Ma vi rendete conto? Non potete mai perdere. Compro FIFA 17 e cerco di riprodurre questa squadra. Guardate, ve la faccio vedere solo di sfuggita. Dai, ma guardate quanto sono belli, sono favolosi. Comunque ragazzi, come avete potuto vedere, lui era in vantaggio, però io ho continuato a mandare scivolate a tutti i miei giocatori e come per magia, ta-tam! La partita si è disconnessa e non ho perso. E se era un torneo, cosa succedeva? Non te la calcolavo come partita persa. E se invece eri in vantaggio, perché se ovviamente tu segni prima e dopo fai il trucchetto che li mandi tutti scivolata dopo che sei in vantaggio, te la calcola come vittoria. Quindi potete non perdere mai un torneo, quindi potete arrivare fino alla fine e in più fare anche le stagioni salendo sempre senza perdere nessuna partita. Favoloso, vero? L'ha trovato lo storto insieme all'altro mio amico, quello che ha fatto le musiche, perché solo noi abbiamo la mente bacata per trovare ste trucchetti. E niente ragazzi, l'abbiamo trovato per puro caso. E quindi ragazzi, ve lo dico, provatelo, perché fidatevi che funziona. Quindi ragazzi, mi raccomando, lasciate un bel like per questo favoloso trucchetto, perché vi ho dato una miniera d'oro per fare crediti su FIFA 16. Cercherò di trovarlo anche su FIFA 17 un altro trucchetto. Mi raccomando ragazzi, voglio un commento con scritto "proverò questo trucchetto". Il peccato che è di FIFA 16, quindi ormai è uscito FIFA 17, però se qualcuno è poveraccio come me che ancora non si può permettere FIFA 17, è perfetto per fare crediti e per permettersi di arrivare a giocatori fortissimi. Mai Messi, perché comunque dovete stare qui. Faccio prima a morire prima di comprarmi Messi o Cristiano Ronaldo a furia di 160 crediti. Non dimenticate quindi di mettere un bel mi piace, di condividere questo video con i vostri amici che giocano a FIFA 16. Un saluto come sempre dal vostro storto, ma non troppo. Ciao ragazzuoli! Storto, anche troppo. Scemo, sì. Matto da...